Buongiorno a tutti, sono Alessandro Ursini della Sotacarbo e ci stiamo incontrando oggi nell'ambito di un evento che è la Notte Europea dei Ricercatori. Adesso io faccio partire la presentazione che ho preparato, così possiamo raccontare qualcosa. Fatemi sapere se la vedete, almeno Alessandra. Ok, io inizio se vuoi. Perfetto, La vediamo. allora possiamo iniziare. Dicevo, questo webinar si inserisce all'interno di un evento che è la Notte Europea dei Ricercatori, che è un evento organizzato da Frascati Scienze, un evento nazionale, che ha come data in realtà quella di domani, del 27 di novembre, ma in realtà in tutta questa settimana, in tutta Italia, ci sono tutta una serie di eventi che in qualche modo coinvolgono il mondo della scienza, quindi i ricercatori e i cittadini, la gente comune, gli studenti e così via dicendo. E già da questa slide, da questa copertina, vedete quella che è la scelta di Frascati Scienza come tema di quest'anno, un tema per certi versi obbligato, con la Terra al centro della nostra attenzione. Infatti, questo tema chiama a raccolta cittadini e ricercatori, quindi scienziati, che in qualche modo scelgono di far fronte in maniera positiva a ciò che sta accadendo al nostro pianeta, con particolare riferimento al cambiamento climatico, ma anche alla emergenza sanitaria che in questo 2020 ci ha riguardato, che ancora è un qualcosa con il quale abbiamo a che fare. Qui vedete alcune immagini che vi danno un po' un'idea di alcune problematiche di cui in questi anni si parla, legate per l'appunto al surriscaldamento del pianeta, al problema delle emissioni, al problema dell'inquinamento, oltre che evidentemente, come dicevo prima, alla pandemia che stiamo vivendo. Allora, la tematica è proprio quella di avere un atteggiamento di resilienza di fronte a tutto ciò che sta accadendo, cioè in qualche modo reagire in maniera positiva e far fronte a questi eventi cercando di fare tutti la nostra parte, sia noi ricercatori, sia voi studenti in questo caso, ma diciamo così anche qualunque cittadino che può dare il proprio contributo in questo senso. Come? Attraverso queste tre parole che ho scelto: conoscenza di quello che sta succedendo, informazione, quindi sapere bene e anche cercare le fonti di ciò che per l'appunto avviene nel nostro pianeta per creare una consapevolezza. Infatti la consapevolezza è proprio un po' il legame che, come vedremo, lega questo webinar di oggi, cioè cercare di, in qualche modo, creare una generazione consapevole, un insieme di persone che riescono a capire quello che sta succedendo e decidono di fare fronte, ognuno logicamente con le proprie possibilità. Prima di entrare nello specifico del webinar, vi dico anche cos'è Sotacarbo. Magari qualcuno di voi la conosce, magari qualcuno è già venuto anche negli anni scorsi a visitare il nostro centro di ricerca. Sotacarbo è un centro di ricerca per l'energia sostenibile che si trova a Carbonia, all'interno della grande miniera di Serbariu, e il nostro argomento di ricerca è quello di individuare delle tecnologie di conversione dell'energia caratterizzate da costi accettabili dal mercato, dalla compatibilità con l'ambiente e garantendo la sicurezza della popolazione. Energia sostenibile altro non è che la produzione, l'uso di energia, quindi non dannoso per l'ambiente, che sfrutti possibilmente delle fonti sostenibili,
come per esempio le energie rinnovabili, e che le fonti rinnovabili, che configuri evidentemente anche un risparmio economico. Parleremo infatti poi anche in questa nostra presentazione di efficienza energetica. Sotacarbo, oltre alla ricerca che sviluppa nel campo dell'energia, si occupa da alcuni anni di divulgazione scientifica. Ne parlavamo prima, questo evento è un evento per l'appunto di divulgazione scientifica, con l'obiettivo per l'appunto di creare una sensibilizzazione ad un uso sostenibile dell'energia. E questa è la nostra sfida divulgativo-scientifica, quella proprio, come dicevo prima, di creare una generazione consapevole. Vogliamo parlare ai cittadini, agli studenti, con un linguaggio semplice e comprensibile per raccontare quello che facciamo e per spiegare quello che sta succedendo nel mondo da un punto di vista scientifico. Quindi qui vedete alcune immagini che mostrano per l'appunto alcuni aspetti della nostra divulgazione. Ed è importante, secondo me, che questo tipo di sfida avvenga con il confronto nelle scuole, con i bambini e i ragazzi, perché le nuove generazioni possono da presto scegliere dei comportamenti che sono energeticamente virtuosi e sostenibili, partendo, come detto, dalle piccole cose, dalle cose che riguardano la vita di tutti i giorni. In questa slide vedete il sommario del webinar che stiamo portando avanti, e andremo a chiederci qualcosa su come sta il pianeta, il cambiamento climatico e la pandemia, come abbiamo detto prima. Parleremo di emissioni della CO2, un discorso che di sicuro avrete sentito, di sicuro conoscete, legato necessariamente al discorso del cambiamento climatico, quali sono le cause, quali sono le implicazioni. E vedremo come l'anidride carbonica può diventare da problema una risorsa. Vedremo quelle che possono essere le soluzioni per contenere il rilascio dell'anidride carbonica. Parleremo di cattura, riutilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica, della CO2, e infine parleremo di efficienza energetica, presentandovi il progetto Aure. Per parlare di emissioni di CO2, possiamo, tanto per iniziare, analizzare questo grafico che mostra l'andamento della concentrazione della CO2, nell'atmosfera del nostro pianeta nel tempo. Questo grafico mostra come varia la concentrazione della CO2 negli ultimi 800.000 anni, e vedete che diciamo che per moltissimo tempo ci sono state delle oscillazioni e degli andamenti molto variabili, con una concentrazione di CO2 nella nostra atmosfera che si mantiene sotto il 300 ppm, cioè parti per milione, è un modo per intendere la concentrazione di una specie. Dicevo, una concentrazione sotto le 300 parti per milione, che diventa evidentemente maggiore a partire dalla rivoluzione industriale, cioè 200-250 anni fa, quando, come vedete nell'ultimo tratto del grafico, la concentrazione di CO2 aumenta. La rivoluzione industriale porta a questo repentino aumento, e si sale oltre le 300 ppm fino ad arrivare agli oltre 400. Tenete conto che, per esempio, nel 2019 avevamo 415 parti per milione di CO2, adesso siamo a 416, con un aumento più o meno del 2,5 ogni anno. Questo perché? Questo è dovuto all'uso intensivo principalmente dei combustibili fossili, dovuti alla generazione elettrica, dovuti all'utilizzo del suolo, quindi con la deforestazione, gli allevamenti, ai trasporti e all'industria. Aumento della concentrazione della CO2, che è necessariamente legato al surriscaldamento del pianeta. E per mostrarvi questo,
abbiamo questa slide che credo sia abbastanza emblematica. Sulla Terra la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, come detto, è di 400 ppm, in percentuale 0,04, con una temperatura intorno al 15%. Se ci riferiamo a Venere, con una concentrazione di CO2 oltre il 96% nell'atmosfera, vediamo che la temperatura è di 420 gradi, mentre su Marte, dove peraltro abbiamo un'atmosfera molto sottile, la CO2 è presente con una elevata concentrazione, ma condensa come ghiaccio secco, e lì abbiamo una temperatura sotto i 50 gradi. Ad un aumento della concentrazione di CO2, quindi corrisponde un aumento necessariamente della temperatura del nostro pianeta. E come detto, tutto questo nasce dall'uso dei combustibili fossili, da tutto ciò che ha riguardato la rivoluzione industriale da 200-250 anni a oggi, ed evidentemente noi siamo abituati ad uno stile di vita che ha a che fare evidentemente con le industrie che producono materie plastiche, petrolio, combustibili, vari tipi di composti chimici. I trasporti, tutto il progresso e tutto ciò che noi conosciamo, che evidentemente porta con sé il problema dell'inquinamento delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Soluzioni per ridurre le emissioni delle CO2. Possiamo rinunciare a tutte queste cose? Evidentemente no, perché si dovrebbe tornare praticamente all'età preindustriale. Abbiamo questi due quadri che esemplificano in qualche modo questa situazione. Questa evidentemente non può essere una soluzione, ma le soluzioni sono diverse, senza rinunciare a tutto ciò con cui ormai conviviamo. E bisogna evidentemente lavorare sulla prevenzione, bisogna cercare di eliminare, gli sprechi, bisogna cercare di minimizzare le emissioni, utilizzare, molto di più il riciclo, facendolo come? Con, il ricorso alle energie rinnovabili, in alternativa ai combustibili fossili, all'efficienza energetica e a quelle che vengono chiamate le tecnologie di cattura, riutilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica. La somma di queste iniziative, di queste scelte, evidentemente ci portano a migliorare a migliorare il livello di emissioni di anidride carbonica, ma non soltanto di anidride carbonica, ma ci permette anche di risparmiare, di minimizzare gli sprechi e così via dicendo. Qui abbiamo due grafici che indicano quelli che possono essere gli scenari nei prossimi anni. Per esempio, si stima che per ciò che riguarda per esempio il sistema della generazione elettrica, quindi l'utilizzo dell'elettricità che noi facciamo tutti i giorni, quindi la produzione e l'utilizzo, per andare ad una riduzione delle emissioni di CO2 bisogna intervenire, come detto, su più fronti. Principalmente, come vedete, l'efficienza energetica ha una importante percentuale, come possiamo vedere, ma poi vedete anche le altre voci, abbiamo le energie rinnovabili, l'utilizzo di combustibili diversi dai combustibili fossili, ma soprattutto in questo caso parliamo di efficienza energetica. Questo grafico ci dice che se continuiamo come stiamo andando adesso, andiamo ad una risalita sempre più repentina per ciò che riguarda le emissioni di CO2, mettendo insieme queste iniziative. E nei prossimi 30 anni si può addirittura andare a emissioni di CO2 nulle o che comunque tendono verso lo zero. Se lo stesso grafico lo applichiamo invece al sistema industriale, vediamo che oltre all'efficienza energetica hanno un ruolo molto importante anche le tecnologie CCUS. Questa sigla indica, come l'ho detto già, l'ho richiamato anche prima, la cattura,
il riutilizzo e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Per farvi capire, con modo credo abbastanza efficace e semplice, che cosa si intenda per recupero e riutilizzo della CO2, abbiamo queste due slide che adesso vado a commentare. Avere l'energia elettrica, evidentemente noi andiamo a sfruttare dei combustibili fossili in una centrale termoelettrica. Possiamo avere l'energia elettrica andando ad emettere evidentemente una certa quantità di CO2. Allo stesso modo, per poter utilizzare i trasporti, gli aerei, le macchine, tutti i mezzi di trasporto che abbiamo, abbiamo necessità di un combustibile, di estrarre per esempio il petrolio, e anche in questo caso, nel momento in cui andiamo a utilizzare i trasporti, abbiamo un'emissione. Abbiamo emissioni di CO2. Sommando queste due situazioni andiamo ad una doppia emissione di CO2. Che cosa cambia invece se andiamo a recuperare e a riutilizzare la CO2? Allora, come vedete, qui ho rimesso le stesse due cose, però qui cambiamo qualcosa. Dalla prima striscia, riferita per l'appunto alla produzione di energia elettrica da una centrale termoelettrica, evidentemente possiamo provare a catturare la CO2, cioè la CO2 che io emetto o potrei emettere dalla centrale, essendo molto concentrata, posso in qualche modo catturarla. Catturandola posso utilizzarla per produrre per esempio un combustibile liquido, combustibili gassosi, vedremo tra poco come. Io questa CO2 non la emetto in atmosfera, la utilizzo, produco un combustibile che posso utilizzare per l'appunto per i trasporti. Ed è, allora solo lì vado poi a riemettere questa CO2. Ma in questo caso l'emissione di CO2 vale soltanto una volta, perché la CO2 prodotta dal primo processo, evidentemente l'ho utilizzata per ottenere un combustibile, e allora i matematici non saranno magari d'accordo con questa scrittura, però ho prodotto energia in qualche modo e ho emesso la CO2 soltanto una volta. Nel primo caso 1 più 1 faceva 2, in questo caso potremmo dire che 1 più 1 fa soltanto 1, con un risparmio di emissioni di CO2, con un pianeta che, diciamo così, sta un po' meglio, perché sto rinunciando in qualche modo a emettere per l'appunto questo gas. E allora, come vi ho detto prima, con cattura della CO2 si intende quando da un processo produttivo evito di emettere in atmosfera e vado a recuperare l'anidride carbonica. Questa anidride carbonica che io ho recuperato, perché magari l'ho immagazzinata o l'ho messa in una bombola e così via, tramite un opportuno processo chimico posso utilizzarla. E l'anidride carbonica può infatti servire per produrre combustibili liquidi o gassosi. E, altrimenti, un'altra soluzione è quella di immagazzinare, di catturare la CO2 emessa e di effettuare il cosiddetto confinamento geologico in pozzi o in giacimenti esauriti. Tutti questi sono degli studi che per esempio noi sviluppiamo qui in Sotacarbo. Facendo riferimento per esempio alla cattura della CO2, vedete qui due impianti. Uno si trova nella nostra piattaforma pilota, uno nei nostri laboratori. Sono due impianti diversi, uno è più piccolo perché sta dentro una stanza, uno sta all'esterno. I due impianti servono per appunto per studiare la cattura della CO2, in particolare eseguendo il cosiddetto assorbimento della CO2 su un solvente liquido. Un po', passatemi il paragone, quello che succede quando nelle bibite gassate viene per appunto disciolta la CO2. Un qualcosa di simile, si scelgono dei solventi, in particolare sono dei solventi che si chiamano ammine, che hanno la caratteristica di assorbire per l'appunto in gas la CO2 e di fissarla. Altrimenti ci possono essere degli altri sistemi, come per esempio la separazione della CO2
di questo gas con delle membrane. Sono delle membrane che fanno passare dei gas e ne trattengono degli altri. Una volta che io faccio la cattura della CO2, la CO2, come ho detto prima, può essere riutilizzata. Sempre dai nostri laboratori vi faccio vedere l'impianto nel quale realizziamo la cosiddetta idrogenazione catalitica della CO2. Qui vedete esemplificata una reazione chimica in cui l'anidride carbonica reagisce all'interno del reattore. I reattori sono questi cilindretti che vedete nella parte bassa. Reagisce l'anidride carbonica con l'idrogeno in un reattore catalitico a dare, per esempio, metanolo, che è un combustibile liquido, è un alcol, ma è utilizzabile come combustibile liquido. Altrimenti, sempre con questo tipo di impianto, possiamo produrre un combustibile gassoso che si chiama dimetilettere. Allora, reattore catalitico perché? Perché all'interno di questo reattore poi vengono utilizzate delle specie che sono per appunto chiamate catalizzatori, che favoriscono questa reazione. Allora, noi in Sotacarbo lavoriamo, studiamo per l'appunto le possibilità per far avvenire questa reazione, per poter ottenere la produzione di metanolo, e abbiamo sviluppato proprio questi catalizzatori, questi materiali che, come detto, servono a favorire questa reazione. La ricerca su questi materiali è stata premiata recentemente col brevetto, perché siamo riusciti a creare dei catalizzatori molto promettenti con delle prestazioni migliori di altri. E noi proseguiamo con questi studi per offrire alla comunità scientifica delle soluzioni migliorative su questi processi, perché questi processi a livello industriale non sono ancora molto sviluppati, non sono ancora molto diffusi, ma iniziano, diciamo che la ricerca scientifica sta lavorando molto da questo punto di vista. E in questo momento nel mondo esiste un impianto, si trova in Islanda, che produce metanolo utilizzando l'anidride carbonica. Produce fino a 5 milioni di litri di metanolo utilizzando 5,5 tonnellate di anidride carbonica dall'impianto geotermale che si trova sempre lì in Islanda, vicino a questo impianto. Parliamo di 5,5 tonnellate di anidride carbonica che non vengono emesse e che vengono utilizzate per produrre un combustibile. Ecco che fondamentale quindi è continuare a lavorare, a studiare le possibilità legate alla cattura e al riutilizzo dell'anidride carbonica, ma come abbiamo visto prima, questa è una delle soluzioni che può servire per migliorare la quantità di anidride carbonica che viene emessa, ma oltre a questo ci sono delle altre possibilità, come per esempio lavorare per ciò che riguarda l'efficienza energetica. Che cos'è l'efficienza energetica? Prima proviamo a dare una definizione generale. L'efficienza energetica di un sistema fisico rappresenta in qualche modo la sua capacità di ottenere un certo risultato utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi, aumentando il rendimento generale, consentendo un risparmio energetico e una riduzione dei costi di esercizio. In altri termini, maggiore efficienza energetica, maggiore è il risparmio energetico. Avrete di sicuro visto questo tipo di disegno, magari su un elettrodomestico, magari quando vi è capitato di cambiare, di vedere che in casa hanno cambiato un frigorifero, una lavatrice e così via. Parliamo di efficienza energetica anche riferito ad un edificio. In generale, l'efficienza energetica è un indice della possibilità di avere un certo tipo di benessere o di comfort andando a minimizzare i costi. Pensate che per quanto riguarda il settore edilizio, questo è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di gas serra mondiali. Cosa vuol dire? Che quanto più un edificio è efficiente, quindi una casa, un qualunque stabile, anche uno stabile pubblico, una scuola per esempio, quanto più un edificio è efficiente, maggiore evidentemente è, cioè minore, scusatemi,
le emissioni di gas serra legato a questo. Pensate che in Italia 3 edifici su 4 non sono efficienti. Per capire un po' meglio questo discorso dovete pensare, vi sarà capitato senz'altro, magari avrete idea di, di una casa magari un po' vecchiotta, nella quale è più difficile magari riuscire a mantenere quello che possiamo definire il comfort, quindi il mantenere un certo tipo di riscaldamento e così via dicendo. Nel senso, dobbiamo di sicuro sprecare molto più combustibile per cercare di riscaldarlo, oppure può essere anche nel senso opposto di doverlo raffreddare quando magari siamo in estate. Allora, col termine di efficientamento energetico andiamo a definire un insieme di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica di uno stabile. E, perché un edificio consuma? Penso che sia abbastanza chiaro, nel senso che facendo anche riferimento alle nostre case, evidentemente dobbiamo tenere conto di tutta una serie di aspetti, nel senso, io voglio cercare di mantenere, per esempio, in inverno una certa temperatura. Queste sono le prime settimane, forse da una settimana, diciamo che dopo un autunno molto mite stiamo iniziando ad avere un po' i primi freddi. I nostri impianti di riscaldamento, che possono essere di varia natura, stanno lavorando molto di più, ma dobbiamo tenere conto delle perdite. Nessuno di noi, per esempio, accenderebbe il riscaldamento tenendo aperte le finestre. Allo stesso modo, ci sono edifici che hanno delle grosse perdite di calore dovute attraverso evidentemente l'involucro, quindi il tetto, le pareti e così via dicendo. Ma un edificio consuma evidentemente sia per mantenere il comfort, sia naturalmente per tutti gli elettrodomestici che ci sono all'interno dell'edificio, evidentemente. Quanto più un elettrodomestico, anche in questo senso, ha una certa efficienza energetica, evidentemente minori sono i costi che noi sosteniamo. Se noi andiamo ad acquistare una lavatrice con una bassa efficienza energetica, magari quella lavatrice la paghiamo un po' meno, però spendiamo di sicuro di più in bolletta. Questi discorsi penso che vi siano abbastanza noti. Come si va a migliorare l'efficienza, per esempio, di un edificio anche che già esiste? Dobbiamo tenere conto dell'isolamento, si può lavorare sull'isolamento dell'involucro del nostro edificio. Dobbiamo tener conto dobbiamo magari scegliere, se possibile, o comunque sostituire le fonti energetiche, soprattutto utilizzando le rinnovabili come il solare fotovoltaico, solare termico, biomassa e così via. Utilizzare degli impianti evidentemente più efficienti, ma anche avere un'idea di quello che noi, di quanto noi consumiamo, quindi avere anche degli elementi, degli strumenti che ci permettono di capire il livello di comfort del nostro edificio. Apro una parentesi, nelle scuole da alcuni anni, come Sotacarbo, stiamo sviluppando, e anche l'abbiamo fatto con la vostra scuola, un'attività di alternanza scuola-lavoro, nella quale i vostri compagni, per esempio, sono andati a misurare il comfort di alcune delle vostre aule. In che modo? Andando a determinare la concentrazione di CO2, andando a misurare la temperatura, l'umidità e così via, per cercare di capire come sono, per esempio, le aule nella quale voi passate, o magari un po' meno in questo periodo in cui siamo costretti alla distanza per causa della pandemia, ma in ogni caso cercare di capire, per l'appunto, nel luogo dove noi trascorriamo molto tempo, quelle che sono, per esempio, questi parametri, quindi, come detto, la temperatura, l'umidità,
concentrazione di anidride carbonica e così via. Tutto questo avviene logicamente per il miglioramento dell'efficienza, questa raccolta di dati, deve essere poi evidentemente correlata ad una educazione, alla sensibilizzazione, ad un utilizzo molto più attento dell'energia, che non è solo un discorso, come detto, di risparmio, ma anche un discorso proprio di capire che dai nostri comportamenti possiamo scegliere di migliorare le condizioni anche del nostro pianeta. E allora, come Sotacarbo e questo tipo di progetto, poi lo stiamo cercando di sviluppare anche con la collaborazione delle scuole, Sotacarbo lancia il cosiddetto progetto Aure. Che cosa si intende? È un progetto che riguarda il recupero e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio urbano della città di Carbonia. Che cosa significa in altri termini? È un lavoro, come detto, che riguarda anzitutto una mappatura degli edifici della città, cercando di capire quelle che sono le caratteristiche di degli edifici. Quando parlo di edifici parlo delle case, ma anche evidentemente degli edifici pubblici, degli edifici dove ci sono le imprese e così via dicendo. Cercare di capire per l'appunto quelle che sono le caratteristiche degli edifici e che tipo di prestazioni energetiche hanno, come si può migliorare l'efficienza energetica di questi edifici, andando per l'appunto a, una volta raccolti dei dati, a dare dei suggerimenti che poi possono essere trasferiti ai proprietari degli immobili, all'amministrazione pubblica, a chi gestisce per appunto questi edifici. Il progetto evidentemente riguarda le imprese, i cittadini, le scuole e la pubblica amministrazione. Tutti i dati riguardano questa mappatura vengono poi riportati su un portale dove tutti possono avere delle informazioni per capire come, per esempio, si può migliorare l'efficienza energetica della nostra casa o delle nostre scuole e così via dicendo. E allora, una volta che io ho dei dati, perché qualcuno che è esperto di questo mi dice quelle che possono essere le iniziative, io posso fare una valutazione, cercare di capire se posso, per esempio, spendere qualcosa per migliorare qualcuno di questi aspetti, come per esempio potrebbe essere migliorare la coibentazione, per esempio, di un edificio, la sostituzione di un elettrodomestico, la scelta di un combustibile diverso per il riscaldamento e così via dicendo. E magari ve lo faccio vedere più avanti. Di sicuro anche il periodo del lockdown che noi abbiamo vissuto, rimanendo molto di più a casa, ci ha fatto capire anche quanto è importante per noi anche il comfort, il benessere del posto nel quale evidentemente viviamo, nel quale passiamo moltissime, moltissime ore. Quindi a concludere questo intervento, efficienza energetica e cattura e riutilizzo della CO2, ci siamo soffermati su questi aspetti per ciò che riguarda quello che è un po' il discorso del voler un po' più bene al nostro pianeta, del avere consapevolezza di ciò che si può fare anche con dei piccoli comportamenti, anche con delle scelte per cercare di migliorare un po' il benessere della nostra vita, per cercare in qualche modo di voler, come detto prima, più bene al nostro pianeta. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Qui ci sono alcune delle slide, che in questa slide riportano alcune delle foto della Notte Europea dei Ricercatori che abbiamo fatto negli altri anni, con la speranza che magari l'anno prossimo ci sia la possibilità di accogliervi e di fare l'iniziativa qui nella nostra sede. E alcuni dei vostri compagni degli anni scorsi ci hanno dato una mano per questo evento, e ne approfitto anche per ringraziare
l'Istituto Amaldi, i vostri professori, per il lavoro che facciamo insieme nell'ambito della divulgazione scientifica da alcuni anni. Io per il momento ho finito, non so se c'è qualche curiosità, qualche domanda, sono a disposizione. Ragazzi, avete qualche domanda da fare? Io volevo chiedere una cosa. Come Sì, certo. si fa a misurare la temperatura del pianeta? Come si fa a misurare la temperatura del pianeta? Beh, intanto quello che viene misurato è di sicuro una temperatura media, nel senso quello che viene riportato nella slide in cui c'era segnato 15 gradi, logicamente si tiene conto della temperatura media di tutto il mondo sostanzialmente, quindi si tiene conto del nord, si tiene conto del sud e così via dicendo. E logicamente una temperatura media che logicamente varia evidentemente durante i mesi dell'anno. In questo momento da noi, se io esco fuori, penso che ci siano più o meno 15 gradi, poi più o meno aumenterà nel corso della giornata. Quello che viene riportato è logicamente una media. Non so se ho risposto a questa la domanda. Dire 15 No, beh, sì, gradi, non... sì, è necessariamente un insieme dei dati che deve tenere conto che in questo momento, evidentemente, poi noi stiamo andando verso l'inverno, ci sono una parte del mondo in cui stanno andando verso l'estate, però più o meno è questo. Posso? Sì, certo. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, mi chiedevo, come abbiamo visto, la produzione di energia elettrica è la prima fonte di inquinamento. Allora mi chiedevo che senso avesse, fare le macchine elettriche. Questo è un discorso molto ampio e anche molto controverso, nel senso, voglio dire una cosa che vuole essere abbastanza chiara. Non so se vi ricordate quei grafici che vi ho fatto vedere prima, che sono legati evidentemente a quelli che possono essere gli interventi che possono essere fatti per garantire la riduzione della CO2. Ecco, io non credo che ci possano essere delle soluzioni uniche. Ci sono delle soluzioni, cioè, sono delle soluzioni varie. Non credo che, per esempio, si possa oggi rinunciare, e non si può, perché di fatto è così, rinunciare completamente all'utilizzo dei combustibili fossili, perché per tutta una serie di motivi. Le energie rinnovabili non possono completamente sostituire l'utilizzo dei combustibili fossili e quindi non si può pensare logicamente di non produrre energia elettrica da un combustibile fossile, non si può pensare di cambiare completamente, evidentemente, le scelte energetiche e le fonti energetiche. Ci sono delle soluzioni di vario tipo che si possono intraprendere. L'utilizzo delle auto elettriche non risolve il problema dell'inquinamento, evidentemente, ma diciamo che
Sono delle soluzioni alternative laddove poi per produrre energia elettrica magari tu vai a scegliere un impianto di produzione di energia elettrica che magari ha una maggiore efficienza, perché parliamo di efficienza energetica anche per quanto riguarda evidentemente gli impianti. È chiaro che quando prima parlavamo della maggior produzione di anidride carbonica dovuta agli impianti termoelettrici, molto spesso facciamo riferimento a degli impianti che sono molto vecchi. Degli impianti molto vecchi evidentemente hanno un'efficienza energetica molto molto bassa. Ecco che anche la soluzione di utilizzare un'auto elettrica può essere ragionevole se correlata ad una produzione di energia elettrica che possa essere sostenibile. Non so se ho risposto, è un discorso molto, 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 molto ampio, questo sì. Figurati. Sì, grazie. Ho capito. Sempre collegandosi alla domanda di Nicola, se posso. Sì, In dimmi. questi giorni, il presidente di un importante gruppo automobilistico, quello di Mitsubishi, Renault e Allianz, ha detto che secondo il suo punto di vista il futuro dell'automobilismo saranno le auto ad idrogeno. Secondo lei questo permetterà di sconfiggere o comunque di abbassare notevolmente il tasso di anidride carbonica? Allora, non è un campo che io conosco moltissimo, per cui non ti posso dire in questo momento quanto eventualmente questa riduzione ci può essere. Di sicuro un'altra delle soluzioni che di sicuro si sta utilizzando per ciò che riguarda i trasporti è quella legata all'idrogeno, ma tornando a quello che dicevo prima. Anche la possibilità di utilizzare come combustibili alternativi anche il metanolo che io ho nominato prima è evidentemente anche questa una possibilità. È chiaro che il tipo di tu hai nominato qualcuno che evidentemente tira un po', come si suol dire, acqua al proprio mulino, per cui ok, quindi auto ad idrogeno è anche questa evidentemente una possibilità, ci possono essere evidentemente dei miglioramenti rispetto all'utilizzo di combustibili ottenuti da combustibili fossili, ma anche qui riguarda sempre anche il modo in cui questi combustibili, come detto prima, vengono prodotti. Non dobbiamo pensare soltanto al momento in cui noi accendiamo la macchina e stiamo utilizzando quel combustibile. Dobbiamo pensare anche a che cosa c'è dietro la produzione di quel combustibile, sia questo l'idrogeno, sia questo il metanolo, sia questa la benzina e così via dicendo. Sottolineo ancora una volta che è importante lavorare su più fronti. È che difficilmente, proprio per la complessità anche del mondo in cui stiamo vivendo, difficilmente si può arrivare ad una soluzione unica che ne sostituisca un'altra. Non so se ho risposto anche in questo caso. Poi lei ci ha parlato anche comunque dell'importanza di ottimizzare l'efficienza energetica, ma naturalmente è anche importante che le persone siano interessate ad ottimizzare le proprie abitazioni o Certo. comunque i propri negozi. Secondo lei a livello locale la sensibilizzazione è abbastanza alta o molti preferiscono risparmiare? Allora, ti ringrazio per questa domanda perché mi permette di dire qualcosa che secondo me è importante. Allora, l'ho detto proprio all'inizio, parlando di consapevolezza. E voi mi potreste chiedere che senso ha parlare a noi che non stiamo comprando una casa di efficienza energetica, che comunque non andremo a mettere degli euro
per migliorare le nostre case, magari lo faranno i nostri genitori e così via dicendo. Invece io penso che sia importante iniziare a parlare di queste cose proprio con i più giovani, perché magari una casa voi la acquisterete tra 15 anni, tra 20 anni, non lo so, però è importante iniziare a capire quello che si può fare e, diciamo così, lavorare in prospettiva da questo punto di vista. Quando parli di sensibilizzazione, io credo che ancora questa cosa non si capisca moltissimo, ma voglio dire questo, come l'ho detto anche prima, non è soltanto un discorso di voler bene all'ambiente, è un discorso di capire che un intervento che io faccio adesso mi permette negli anni evidentemente di risparmiare. Faccio una scelta di efficienza energetica adesso, logicamente ci spendo qualcosa, ma in prospettiva risparmio. Poi logicamente anche da questo punto di vista lo Stato ci dovrebbe aiutare e di fatto sta aiutando perché c'è in questo momento un notevole incentivo al miglioramento dell'efficienza energetica delle nostre abitazioni con il cosiddetto incentivo 110, per esempio, che permette sostanzialmente di andare a recuperare negli anni l'investimento che viene fatto. Lo dico non soltanto da ingegnere, anche se io poi direttamente non mi occupo di efficienza energetica, ma perché per esempio nel condominio nel quale io abito è un discorso che per esempio stiamo intraprendendo, andare a migliorare la coibentazione del nostro edificio. A livello di sensibilizzazione, per chiudere, credo che si debba fare molto, ma si debba fare molto anche partendo dai più giovani. Infine, tornando proprio al progetto Abaco, al progetto Aure, scusami, che riguarda proprio la città di Carbonia, speriamo di poter raggiungere più persone possibile, proprio con questo portale che va a spiegare quelle che possono essere le iniziative da fare in questo senso. Poi, logicamente, ognuno si dovrà fare due conti col portafoglio, con le proprie possibilità e capire se ci riesce. Anch'io avrei una domanda, anzi due. Prego. Voi ricercatori della Sota Carbo, da dove la ricavate l'energia da convertire? No, non ho capito da dove? Da dove ricavate l'energia che dovete convertire? Allora, Sota Carbo, l'ho detto, magari lo potevo dire un po' meglio all'inizio, noi siamo una società di ricerca. Chi fa ricerca non fa produzione di energia, noi non produciamo energia. Chi fa ricerca studia il modo per migliorare un determinato processo. Ti faccio un esempio. Come detto, abbiamo studiato nel campo, per esempio, dell'utilizzo della CO2, stiamo studiando la possibilità per migliorare, diciamo così, la conversione di CO2, l'idrogenazione della CO2 per ottenere il metanolo. Questo tipo di studio che noi facciamo, lo facciamo in piccolo. Avete visto uno strumento che è poggiato su un bancone e poi avete visto l'impianto che c'è in Islanda. Allora, il ricercatore fa in piccolo qualcosa che poi cerca di riprodurre che viene poi riprodotto a livello impiantistico o comunque a livello industriale. Quindi quello che noi facciamo è andiamo a fare uno studio partendo da delle determinate materie prime che acquistiamo. Mi spiego meglio. Quando noi andiamo a produrre, per esempio, a studiare come si può produrre il metanolo, cosa facciamo? L'anidride carbonica in questo momento la compriamo una bombola di anidride carbonica, la
e in una giornata facciamo per esempio un test e cerchiamo di capire le condizioni migliori per produrre il metanolo o il dimetilettere, come detto. Logicamente, quando questo processo poi diventa un processo industriale, così come per esempio abbiamo visto nell'impianto in Islanda, l'anidride carbonica arriva da un impianto che la produce, che si trova lì accanto. A livello industriale questo discorso si può fare. A livello di ricerca, logicamente, molto spesso tu vai a comprare le materie che ti servono, perché comunque, come detto prima, fai delle prove, ma non stai facendo produzione. Non so se mi sono spiegato. Sì, capito. Avevi un'altra domanda? No. No, vabbè, ha risposto anche a questo, cioè ha risposto a entrambe alla fine, perché era correlata la prima. Ok, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiederle come avviene lo stoccaggio di CO2 per creare metanolo. No, rifammi la domanda, perché sono... come avviene? Scusami. Lo stoccaggio di CO2 per creare il metanolo. Ok, allora, come ho detto prima, noi la CO2 può essere, diciamo così, catturata in vari modi. Prova a farti un esempio. C'era nella presentazione, adesso non sto a riaprire la presentazione, però c'era un impianto nella quale sostanzialmente viene utilizzato un liquido che viene praticamente interessato da un passaggio del gas. Immagina tu di avere un gas nel quale si trova CO2 e azoto. L'azoto è è uno dei gas che fa parte della nostra atmosfera, è un gas non nocivo, inerte e così via dicendo. Allora, se io faccio passare questa miscela di due gas attraverso questa colonna nella quale si trova questo liquido, succede che l'anidride carbonica, che ha una sorta di affinità con questo liquido, viene assorbita dal liquido, un po' come dicevo prima, come succede quando l'anidride carbonica viene fissata nelle bibite gassate, per intenderci. Quindi, se il mio gas, costituito, come detto prima, da azoto e CO2, passa attraverso questa colonna, l'anidride carbonica si scioglie, viene assorbita dal liquido e nella parte alta della colonna fuoriesce l'azoto. Ok? Io in questo modo che cosa ho fatto? Ho catturato l'anidride carbonica, perché l'azoto fuoriesce, viene emesso in atmosfera, ma questo non è un problema, perché l'azoto fa parte dell'atmosfera ed è ok. La CO2 invece sono riuscito a separarla, ok, a catturarla. Dopodiché, logicamente, la CO2 ce l'ho disciolta nel liquido. Se io vado a scaldare quel liquido, la CO2 si rilascia sotto forma di gas. Attenzione, nel primo caso la CO2 era insieme all'azoto, in questo caso ottengo solo la CO2. Allora, se io, te la faccio semplice, all'uscita della colonna, quando vado a scaldare questo liquido, l'anidride carbonica viene rilasciata, la metto dentro una bombola, la immagazzino in un contenitore, diciamo così, o in una bombola, ho poi l'anidride carbonica che posso utilizzare per combinarla, per esempio, con l'idrogeno e per produrre il metanolo. Ho cercato di spiegare un processo chimico che è un pochino più complesso, ma penso che, spero di essermi fatto capire. Sì, grazie. Ok. Va bene. Sì, sì, ci sono io. Mi sa tanto che abbiamo finito. Ottimo, volevo ringraziarvi anche perché mi avete fatto anche delle domande molto, molto interessanti che
Ecco, vedi, questa cosa la volevo dire all'inizio, ma mi fa piacere dirla adesso anche in funzione delle domande che avete fatto. Io spero oggi di non avervi solo dato delle risposte, ma di avervi suscitato curiosità. Suscitato curiosità, di avervi suscitato delle domande, che ho suscitato delle domande, l'ho capito da quello che mi avete chiesto. Quello che vi voglio dire è: non accontentatevi di quello che vi ho detto io oggi, non la dico così, ma ve lo dico tra virgolette, non fidatevi solo di quello che io vi ho detto, informatevi, nel senso cercate quanto più possibile di avere uno sguardo critico su queste tematiche. Cercate più fonti, perché sappiamo anche che da questo punto di vista si leggono tantissime cose, c'è molta confusione. Ecco perché, per esempio, queste iniziative servono, per l'appunto, non solo secondo me a dare risposte, ma proprio per suscitare della curiosità, per cercare di capire quello che sta succedendo, e per cercare di poi proporre degli approfondimenti. E ognuno, questi approfondimenti, così come per tutto, non soltanto per le tematiche ambientali, così come per tutto, ognuno può cercare di trovare qualcuno che gli dica che le cose stanno andando in un determinato modo, o comunque qualcuno che gli spieghi queste cose. Ma allo stesso modo fatevi anche voi un'analisi critica, cercate di avere anche voi la vostra di curare, diciamo, la vostra formazione in questo senso. Un discorso molto ampio che sto facendo, ma che riguarda un po' tutti gli ambiti. Parlatene a scuola, parlatene tra di voi, confrontatevi, e così un po' tutti riusciamo ad avere più consapevolezza effettivamente di come le cose stanno andando. Scusi, dimmi. Non è che potrei fare un'ultima domanda? Sì, certo, siamo qua. Ho sentito parlare tipo dell'effetto di Albedo, lei sa più o meno che cos'è? Dell'effetto? Di Albedo. No, mi sa che non ti so rispondere, però se vuoi mi informo, okay. Poi magari mando qualcosa ad Alessandra. Ok. No, anch'io non so niente, anch'io non saprei dire niente in merito, anche sono Alessandra, sì, sono sì. La non saprei cosa dire, non ho mai sentito parlare. No, vabbè, l'ho trovato, cioè, facendo una ricerca e non ho, cioè. Ci informeremo e ci rincontreremo online con Alessandro. Questa è la possibilità di mantenere il contatto. Va bene. Grazie. Grazie. Possiamo collegare Alessandro. Grazie. Io interrompo. Grazie a tutti e speriamo poi di avere altre, insomma, avremo senz'altro altre possibilità, magari speriamo a breve anche in presenza. Ciao, buona giornata. Ciao Alessandro, ti ringraziamo tantissimo, a presto. Arrivederci. 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 Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.